Margherita, Davide e Diego. Venite, raga. Che stasera ci presentano un repertorio. Sono dei brani. Abbiamo un microfono, sì, ci sono, c'è il microfono per loro, funziona? Domanda numero uno. Come si ha toglie un microfono dall'asta? Ok, ce l'abbiamo fatta. Domanda a grande Davide, mitico. Domanda Ciao. Numero uno, preferite dire qualcosa prima o preferite suonare? Ormai vi hanno detto delle cose, per cui dimmi tu. Ma iniziamo a fare un primo pezzo e poi magari e poi vediamo cosa dire. Un po'. Va bene. Questo primo pezzo come si chiama? Questo primo pezzo è un brano non originale, però poi li facciamo. Si chiama iniziamo. Ok, e come si chiama? Si chiama Parisian Love Affair. Sì, insomma, quello lì. Ok. Che l'ha scritto, ovviamente. Bud Powell. Wow. Ovviamente Diego Albini, Bud Powell in questo caso. Ok. Perché Bud Powell chi è? Bud Powell era un grandissimo pianista bebop, quindi diciamo vecchio. Sì, vecchio stile, vecchia scuola. Però noi abbiamo fatto un arrangiamento originale di questo brano, quindi non lo suoneremo per nulla bebop. Okay. Lo sentirete, insomma. Chi ha fatto lo l'arrangiamento? Sentirete. L'arrangiamento l'abbiamo fatto tutti e tre. Grandi. Bene, sono contento. Ma è un interrogatorio? Sì, sì, c'è qualche problema. Va bene. Vai, raga. Okay. Prego, a voi. Grazie. Thank you.
Grazie ragazzi. Grazie. Questo era? Questo era Parisian. insomma, scritto è difficile da pronunciare. Allora, i prossimi brani invece che suoneremo saranno tre brani originali. Se vuoi li facciamo tutti di fila. Se volete. Perché li abbiamo pensati così. Okay. E sono tutti brani di Diego Albini. Ok, qui farei un applauso. È lui, eh? Cioè, quello lì. Il pianista. Ok, ok. Specifichiamo. Ok, vuoi dire qualcosa, Diego? Sì, giorno delle domande. Questo era quello che volevi dire. Sì. No, sì, a sto punto raccontaci... Quindi hai scritto tre brani in versione suite? Hai scritto tre brani, poi hai capito che ci stavano bene insieme? Sono tre brani separati. Il primo è più recente, posto più o meno un mese fa, si chiama Flow. Poi gli altri due, in realtà, li abbiamo già suonati un po' di volte da un paio d'anni, più o meno. Si chiamano, qual era l'ordine? Ghosts e Exile. Ok. Titoli inglesi che hanno un significato particolare oppure no? Non poi anche proprio. Non penso a particolari concept extra musicali quando compongo. Vi chiedo un'ultima cosa prima di farvi suonare. Il titolo, il nome del gruppo. Nome del gruppo? Piace la Marghe che... che sbologna le responsabilità. Ah no, vero, lei, perché Davide aveva la definizione bellissima, te la ricordi ancora a memoria? O? No, non a memoria, però ci posso provare. Vai, improvvisa. Ok, no, in realtà il nome del gruppo, allora, noi siamo i Reflections, senza trio, senza niente. Ah. Siamo solo Reflections. Ah, dovevate dirmelo, mannaggia. Vabbè, però va bene che anche trio. Che a me non piace trio, mai scrivere trio, per cui l'avrei tolto volentieri. Comunque siamo in tre, quindi va bene anche trio. E questo nome nasce, diciamo, dopo varie proposte che abbiamo fatto tutti e tre, siamo giunti alla conclusione che ci piaceva un qualcosa che fosse introspettivo, e quindi lo specchio e il riflesso, diciamo, sono stati degli argomenti sui quali abbiamo appunto siamo andati a cercare il nostro nome. E come sentirete fra poco, ma anche in questo brano che abbiamo appena suonato, abbiamo scelto un repertorio abbastanza cameristico, ecco, non è proprio quel jazz pieno di blues che si sente, ma tutti i brani hanno, diciamo, un riflesso introspettivo, mettiamola così. Quindi con la nostra musica cerchiamo di guardarci dentro noi per vederci, diciamo, da fuori per come siamo, e speriamo anche che le altre persone lo facciano, cioè che questa musica sia un qualcosa che comunque, grazie alle note senza parole, possa far riflettere e far capire meglio l'essenza, l'intimità di ciò che siamo noi dentro, diciamo, come creature, come individui, come uomini e donne. Grande. Per cui siamo in Reflections, ecco. Speriamo di essere il vostro specchio, e voi lo siete sempre per noi, perché suonare davanti al pubblico, insomma, è il primo concerto, no, che facciamo veramente con un pubblico, è bellissimo. Anzi, all'inizio eravamo un po', almeno io mi sentivo un po' emozionato perché non ero più abituato. Grazie per il calore che ci state grandi regalando. Grazie a voi. Thank you.
Thank you.
Complimenti, grazie, ragazzi. Grazie John, grazie a tutti per il silenzio veramente impeccabile. Questi brani suonavamo piano, quindi grazie per l'ascolto, insomma, il silenzio. Grazie a voi, è stato molto bello. È bello vedere questa situazione, proprio in toto, in generale. Anche le luci sono belle. E, niente, in realtà noi siamo qui per tirarvi un po' in mezzo con cose, domande, però non è necessario farvi delle domande specifiche. Io per esempio mi sono chiesto come mai vi siete trovati, come avete fondato questo gruppo, che mi dicevate che sono anni che li suonate, oppure dicevi tu, Diego, che sono anni che li hai iscritti. Ah, insieme, ok. Vuoi parlare? Per cui se volete raccontare qualcosa del vostro gruppo in generale... Poi facciamo un interrogatorio alla Marghe con la luce puntata. Sì, chiaramente. Allora, noi abbiamo cominciato a suonare nel 2019. Sì. Non da tantissimo, tutto sommato. E avevo conosciuto... Allora, non ci conoscevamo tutti e tre insieme. Io avevo conosciuto Davide in conservatorio a Como. Suonavamo insieme a musica d'insieme. E... dopo solo una lezione ci siamo detti: oh, bravissimo, bellissimo, suoniamo insieme, becchiamoci ogni tanto. E ci mancava un bassista e avevo pensato a Margherita, che avevo conosciuto comunque nell'arco dello stesso anno. E poi anche voi due vi conoscevate già. Che bella questa cosa. No, allora, io ho conosciuto Davide in realtà con 14 anni, ma non lo sapevamo, secondo me. Cioè, ne eravamo tipo al parco di Monza a fare cose, cioè nel senso, da bere. E poi, a 14 anni o a 14 anni? Una roba del genere, sì, okay. 15. Però vabbè, tanti anni fa, e poi l'ho rivisto, ma sei tu, ok. E poi lui invece l'ho conosciuto in una big band, in realtà, la big band di Marco Fiore. Sì. Marco Fiore. Che è un trombettista e nulla, basta, io questo volevo dire. No, e poi cosa che volevo dire? Che ci troviamo sempre a provare da Davide, perché è una sala molto bella. Ed è gratis, giustamente. Fine, questo era il mio intervento. Grande Marghe, abbiamo sbloccato. Comunque volevo far notare quanto è bello da fuori, da dentro, diciamo, utilizziamo il termine forzare, anche se non è necessariamente una forzatura, i musicisti a raccontare le cose di sé, del gruppo, perché in realtà nei concerti, sarete d'accordo anche voi, musicisti, quando li vedete, è raro sentire che i musicisti poi raccontano delle cose, che parlano, che dicono qualcosa del gruppo, di quello che fanno. Per cui è anche divertente vedere l'imbarazzo nel... vai tu, parla tu, no, nel senso, ci siamo visti al parco, è molto bello. E i brani originali invece sono venuti fuori come vengono fuori a caso, cioè uno ne porta uno, dicevo, ho scritto sto brano, vai, passa il microfono, è ispirato. Spero, Diego. Io ho messo il microfono nel punto giusto. È finito lo slalom del microfono. I brani, sì, li portiamo ogni tanto qualcuno... tutti. Vorrei cioè, come funziona in questi casi? Che bello, è stato ragazzi, un grande intervento, mi sto divertendo tantissimo. Davide. No, questa la devo dire. Grande, cioè, raga. Che i brani in effetti li portiamo proprio. Io ho fatto un raccoglitore apposta. È vero, questa brani. Storia deve... No, scusami, devi raccontarla, Dave. Tira fuori questa storia, ti prego. No, vabbè, allora, diciamo che... ognuno nel gruppo ha un suo ruolo, ecco, okay. Mettiamola così. A parte suonare il proprio strumento, c'è chi si occupa di fare la pubblicità lì sui social, su che mi sa che non sei tu chiamare quello, la gente, insomma, fare cose, vedere gente. Ecco, io mi occupo di portare le parti. Ok. Vabbè, a Margherita, solo a lei. Infatti Margherita invece di cosa si occupa in questi ruoli? A parte suonare il basso. No, vabbè, quello... Margherita, insomma. Supporto morale. Sì, supporto morale, ok. Supporto morale. Non succede, dici? È solo che questa volta il raccoglitore me lo sono dimenticato anch'io, quindi insomma, mea culpa.
frustatemi, non lo so. Cioè. Per cui abbiamo dovuto stamparle le parti. Non c'è il bellissimo raccoglitore azzurro, che è un verde acqua, insomma. È proprio... E c'è anche un disegno che ha fatto, insomma, che ha fatto Chan. Saluto. Che è la tua compagna, giusto? Sì, la mia ragazza, insomma. Adesso, però non ci sente dalla Cina. No, come mai? Perché adesso dorme. Ah, giustamente. Ci sono 8 ore di differenza. Però vabbè. E niente, ha fatto un bellissimo disegno che sta in copertina, poi ci sono tutte le parti dopo, quindi... Peccato, sarebbe stato molto bello. Ci siamo evoluti tecnologicamente parlando, abbiamo due telecamere e con una stiamo facendo delle inquadrature mai fatte prima, non so come si dicano perché non ne so di ste cose. Comunque sarebbe stato molto bello primo piano, ok. Sarebbe stato molto bello inquadrare il quadernone. Dimmi, dici. No, Davide mi ha passato il microfono, quindi adesso ce l'ho. Adesso devi dire qualcosa. Adesso è il potere. Come procediamo? No, a proposito delle composizioni, comunque, sì. Vabbè, una cosa che dicevamo anche l'altro giorno tra di noi, è che alla fine dei conti vuoi portare la composizione giusta per le persone giuste, no? Magari tutti noi abbiamo anche altre composizioni rispetto a quelle che suoniamo insieme. Ad esempio, io ho certe composizioni che magari sono più pensate per essere un po' più quadrate, più rigide sulla struttura, però diciamo che di solito i brani che preferisco portare a Davide e a Margherita sono dei brani che magari sento che c'è il potenziale nell'idea, ma ho bisogno un po' dell'input di altri... altri musicisti. Nel senso che non sono necessariamente finiti? Più o meno, sono finiti, ma magari se li suono... No, a volte non sono effettivamente neanche finiti. Alcune volte abbiamo tirato fuori qualcosa insieme. Proviamo una cosa come l'ho scritta, poi magari Davide o Margherita dicono ma qui magari togliamo questa parte, mettiamoci quest'altra e lo facciamo. Però diciamo che mi piace portare brani con cui l'unica direttiva che gli debba dare è fate quello che vi pare. Più o meno. Grande. Ma quindi tu ti orienti sulla scrittura sulla base dei musicisti che hai? Lo dicevi, no? Cioè ti capita di scrivere i brani pensando ai musicisti? Li scrivo come li scrivo, poi però in testa magari cosa deve fare il basso. Magari ho dei brani in cui ovviamente... basso, super rigido, quadrato, invece altri brani in cui il piano può tenere di più la struttura ritmica, si inverte un po' la situazione, quindi il basso può andare più libero ed è il tipo di brani che preferisco proporre a Margherita, okay. Per una questione stilistica, certo. Perché mi sembra che cioè, sia Margherita che Davide abbiano uno stile molto... molto particolare anche, cioè non hanno, mi sembrerebbe uno spreco se gli portassi dei brani e gli dicessi ok, suonatemi questa cosa così, preferisco portargli e dire boh, vedete cosa ci fate. Bello, grazie. Prego. Quindi di conseguenza come procediamo? Cosa ci fate sentire adesso? Bello questa... sì. Insomma. Prossima volta vi diamo 3 microfoni. ok, beh, prossimo brano che suoniamo invece è un pezzo mio. Ed è un pezzo lento, quindi insomma, rilassatevi. Limonate. Rilassiamoci. No, vabbè, diciamo che questo brano, lo racconto un po', fa parte della tesi con la quale mi sono laureato al conservatorio che si intitola Le porte di Tannhäuser. Sono 7 brani in una sorta di concept album di cui appunto questo brano, About Love si intitola, funge diciamo da perno intermedio. Infatti è costituita da una doppia suite di 3 brani, poi questo About Love e poi altri 3 brani, un po' psichedelici e un brano tranquillo insomma... cerca appunto di calmare un po' gli animi e ristabilire l'ordine dopo tutto quel caos. Vi facciamo sentire oggi solo questo perché come ha detto Diego abbiamo pensato di fare una scaletta un po' appunto intimistica, cameristica.
gli altri brani hanno sintetizzatore, basso elettrico, e è proprio un'altra atmosfera. Ok. E magari ci sarà occasione in futuro. Quindi per voi, About Love. Grazie. Thank you.
Grazie, raga. Davide, mi ripeti come si chiama questo pezzo? E come, quando, perché, per quale motivo l'hai scritto? Vabbè, per la laurea ok, ma... Grazie. Allora, ma insomma, sì, beh, li ho scritti per la laurea, però ce l'avevo già in mente da prima. Questo brano si chiama About Love, ha cambiato titolo tante volte. È stato scritto un po' per gioco, perché ho preso uno standard, gli ho cambiato gli accordi, ho fatto una melodia nuova, insomma, alla fine ho scritto un pezzo nuovo. Però era, diciamo, uno dei compiti che avevo al conservatorio, di fare, non era proprio così il compito, però, diciamo, l'ho preso come spunto di fare una riarmonizzazione, già che c'ero scritto una melodia e poi ho cercato di dare una direzione al brano, quindi giocare con i pieni, i vuoti. Poi in realtà, diciamo, una cosa che volevo dire è che i brani non li suoniamo mai allo stesso modo. Cioè, come ha detto Diego, la cosa bella è che siamo tutti e tre su comunque questa idea della musica, che deve rispecchiare un po' come stiamo in questo momento mentre la stiamo suonando. E per tutti e tre è un po' scomodo suonare sempre la stessa cosa allo stesso modo. Per cui mi trovo bene, insomma, devo dire che anche ringraziare i miei compagni per condividere questa direzione, questo percorso che stiamo facendo insieme. Grazie ragazzi, facciamo un applauso a questi ragazzi. Questo brano diciamo ha un significato che riguarda la distopia, Le porte di Tannhäuser, che è appunto l'album del quale fa parte questa traccia, parla un po' del mondo antiutopistico. E About Love era una sorta di omaggio a George Orwell con il suo 1984. Hai detto mondo anti-utopistico? Sì, distopico. Quindi, okay, diciamo, tutte le cose brutte che possono succedere sono successe in questa immagine di un mondo futuro. E ci sono nel disco, appunto, c'è un omaggio a Ridley Scott, a Aldous Huxley e a Orwell. Ridley Scott per cosa? Blade Runner? Blade Runner, sì. Okay. E niente, insomma, quindi questo brano vuole far riflettere su veramente che cos'è l'amore, cioè come lo pensiamo, che cosa sta diventando, come è diventato per noi nella nostra vita. Anche per questo mi sembrava, insomma, coerente con i Reflections. Complimenti, ci piacerebbe, cioè, in realtà mi piacerebbe sapere anche più lungamente, però magari non esageriamo. Non esageriamo, tu dici. Ok, ma noi concluderemo con un brano, poi se volete il bis ce lo chiedete. Bis. Ok, allora il penultimo. Facciamo Nemesis, che è un brano di Aaron Parks, è un pianista che piace molto a Diego, è un pianista contemporaneo. E le sonorità sono più o meno in linea con quello che avete sentito adesso, quindi non vi auguro buon ascolto. Che ci dite due parole, se le manda. Vai, Marghe. No, io faccio un po' schifo a parlare. Comunque, no, io condivido tutto quello che hanno detto loro, in realtà. La solita frase che grazie, si dice con questa cosa. No, niente. Semplicemente volevo dire che quando è partito questo trio, diciamo, io non pensavo andasse verso questa direzione. E tra l'altro la maggior parte dei brani che facciamo io non pensavo mi appartenessero. Cioè all'inizio pensavo fosse una cosa un po' estrema per me, perché tra l'altro avevamo iniziato quando io mi stavo affacciando a questo tipo di repertorio più moderno, diciamo. Io ho fatto soprattutto magari swing, cose del genere. E in realtà però è stato semplice, proprio perché appunto già dalla prima prova ho sentito che c'era questo affiatamento che non so da dove derivi. Perché io... No, però in realtà poi c'è, quindi bene. Deriva dal parco di Monza, mi suggeriscono, l'affiatamento. Dal parco di Monza con le, diciamo, chissà cosa facevate... le birre, perché è meglio. E... Quando ci si faceva le birre, giustamente. Il parco di Monza era bello. Dai, che buoni, dai. Nemesis, giusto? Nemesis. Sì.
Davide Borgonovo, Margherita Carbonell, Diego Albini. Facciamo un altro applauso, un altro. Grazie mille, grazie John, grazie Federico, grazie alla corte, grazie a tutti voi che ci state seguendo, sia qui che a casa non so quanti, però comunque, e chi, però, grazie. E vorrei fare anche un applauso ai due ragazzi che sono qua, Federico De Zottis e Andrea Leone, sono i tecnici di questo lavoro qua. E adesso direi che ci spariamo un bis. Cosa dice? Ok, sembrava infatti. Cosa ci suonate? Sorpresa. Ok, ottimo. Ho un Gibbs in mi minore.
Diego Albini, Margherita Carbonell, Davide Borgonovo. Grazie ragazzi. Olè. Grazie ragazzi, grazie per aver suonato tutta questa musica, per aver raccontato un po' di voi. E vai, volevi dire qualcosa? Il brano era Unrequited di Brad Meldau. Giusto. Visto che giusto. Non l'avevamo presentato prima, tutto qui. Grazie mille. Pezzone di Brad Meldau. Prima di salutarvi, volevamo anche dirvi che, come accennava prima Federico De Zottis qua dietro, c'è questo Kubi Sound Lab, che è un'altra canale Twitch che, con cui avremo a che fare domani, con cui avremo un incontro, suoneremo da loro, che si sono adesso collegati con noi, ma tipo 5 minuti fa. Per cui... Però volevamo salutarli e ringraziarli perché si sono connessi e ci... Speriamo di fare qualche sorta di collaborazione insieme. E niente, vi ringrazio ancora. Se volete farvi un tris, noi non ci offendiamo. Se invece volete raccontarci qualcosa, che, cioè, perché avete scelto questo brano, per esempio? Era un bel brano. È un bel brano. Sì, l'abbiamo scelto. Quindi possiamo riproporre uno dei brani infatti prima. Sì, 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 sì. Fare un bis vero e proprio. Allora, sì, il brano che suoneremo adesso sarà Flow, uno di quelli che abbiamo suonato prima. Infatti l'ho già presentato prima, quindi non c'è nient'altro da aggiungere. E no, la gente si è collegata adesso. Questo brano è una mia composizione. Fine. Più o meno anche questa. Questa era la presentazione anche prima. A posto, grazie.
Stavolta per davvero, Davide Borgonovo, Margherita Carbonell, Diego Albini, Reflections, grazie mille, adesso potete andare a bervi una birra se volete. Noi invece salutiamo la diretta, salutiamo anche Cubi Sound Lab che sono arrivati e è stato molto divertente questo arrivo all'ultimo. E grazie mille a tutti e buona serata.